A Milano convegno sui trasporti focalizzato sull'Alitalia. Dopo il voto al referendum, qual è lo stato delle cose? Stanno venendo fuori che di fatto l'investitore arabo non ha poi così investito in Alitalia, ma in realtà è riuscito ad accaparrarsi importanti attività che di fatto hanno in parte compensato l'investimento iniziale di Alitalia, come appunto è stato l'acquisto degli slot su Londra a prezzi assolutamente irrisori, oppure appunto Alitalia Loyalty, che sarebbero gli elenchi dei passeggeri privilegiati. Il governo ha deciso, intanto si è assunto una responsabilità enorme, ha deciso di aprire l'amministrazione straordinaria per Alitalia, quindi una procedura concorsuale nominando tre commissari straordinari, tre commissari che noi abbiamo eccepito anche nelle nomine perché sono persone che hanno avuto interessi diretti con gli azionisti Alitalia. Quello che lascia piuttosto basiti è che ancora una volta hanno ribadito che per i lavoratori ci saranno operazioni dolorose. Questo voto contrario sul referendum può essere interpretato in molti modi e da alcuni viene interpretato come un no al lavoro, però in realtà questo no arriva dopo diversi tentativi di salvare l'Alitalia e di promesse di nuovo management che non hanno portato a niente. Questo no era un no a che cosa? Non certo al lavoro, ma a cosa? Allora, innanzitutto questo no arriva dopo quattro scioperi partecipatissimi che chiedevano da parte della categoria un intervento del governo per il rilancio. I lavoratori non hanno votato contro il rilancio dell'Alitalia, al contrario, i lavoratori hanno chiesto un piano serio, hanno chiesto un gruppo manageriale, un management serio, capace di rilanciare la compagnia. E i lavoratori hanno chiesto che non si partisse ancora una volta dai sacrifici del costo del lavoro, un costo del lavoro assolutamente in linea con quello delle concorrenti straniere. Il mercato del trasporto aereo è ricchissimo, non ci sono ragioni per cui debba essere venduto e non ci sono ragioni perché i lavoratori vengano chiamati ancora a pagare un prezzo. Qui a Milano anche i lavoratori dell'ATM, che è un'azienda a partecipazione pubblica che fornisce utili al comune, verrà messo all'appalto secondo le direttive europee, vale a dire tutta l'azienda sarà spacchettata e l'attuale ATM dovrebbe concorrere a questa gara per riprendere ciò che ha già e che funziona perfettamente. Che fine faranno i lavoratori, con quali contratti proseguiranno il lavoro e con quale azienda? Tutto questo qui è un punto interrogativo. Il concetto politico che vogliono mettere in campo è quello di smantellare un'azienda che comunque produce dei benefici, degli utili al comune, alla cittadinanza. Infatti l'ultimo bilancio 2016 con 40 milioni di euro. Quindi non si capisce come mai c'è questa volontà. Sicuramente noi, tra di noi c'è tanta preoccupazione sul futuro, c'è una grande compattezza fra i lavoratori. La logica potrebbe essere quella di fornire ai privati quei segmenti di economia che forniscono ancora utili, vale a dire i servizi pubblici come scuola, sanità, trasporti. Sicuramente sì, però io metterei comunque al primo posto, se l'azienda ATM avesse di nuovo un affidamento per i prossimi 7 anni, sarebbe un colosso enorme, quindi un concorrente spietato in Italia e quindi anche all'estero. Non è un controsenso disfarsi di un'azienda che fornisce reddito al comune in tempi in cui c'è il pareggio del bilancio e il governo non trasferisce più fondi ai comuni? Beh, sicuramente è un grande controsenso, però purtroppo la logica del padrone è quella comunque di accaparrarsi di un bene che produce utili e comunque di farne profitto, quindi ci sono dei privati che spingono in questo. L'Italia potrebbe essere considerata in realtà una metafora di questo paese, un paese che ha perso parte dell'industria manifatturiera, che continua a parole a indicare un futuro spesso proiettato sul turismo, ed eccolo qui il veicolo di questo turismo che potrebbe essere all'Italia, che non viene per niente valorizzato. Purtroppo è la rappresentazione concreta di un processo di deindustrializzazione che colpisce settori in crisi per la mancanza di investimenti passati, ma anche settori in espansione come appunto quello del trasporto aereo. È un paese dove non si fanno più politiche di sistema, è un paese dove si sperimenta lo sfruttamento dei lavoratori, anche lì dove ci potrebbero essere invece investimenti consistenti per creare modelli di riferimento, non in termini di sfruttamento, ma in termini di crescita industriale, in termini di soddisfazione delle esigenze dei cittadini, in termini di produzione
anche di rilancio di sistema. Purtroppo questo non è neanche nel trasporto aereo, non lo è da tempo, e l'intenzione di strutturare ulteriormente Alitalia e di svenderla non sembra essere stata abbandonata da questo governo, anzi questo governo sembra che proprio il mandato che ha dato ai commissari sia proprio quello di procedere con quel piano. Ecco, questo piano noi quel piano non lo vogliamo, abbiamo votato no sapendo i rischi che si correvano, sapendo il ricatto, serviva un segno di dignità, un gesto di dignità da parte dei lavoratori, uno scatto di reni che riaprisse anche serie problematiche, ponendo nell'agenda politica di questo paese alcuni interrogativi importanti. Intanto il rapporto tra cittadini e istituzioni. Il referendum pone un problema anche di rappresentanza sindacale. Non è possibile che si continui con praticamente il monopolio della gestione sindacale con CGIL e CISL e UIL, che sempre più sembrano aver abbracciato modelli di riferimento sindacale, politici ed economici che non tutelano più la classe dei lavoratori. E pone un problema più sostanziale sul fallimento delle privatizzazioni. Insomma, un referendum che apre un dibattito nel Paese, ed è per questo che molto probabilmente c'è questo accanimento da parte delle istituzioni e da parte delle banche, degli azionisti di Alitalia nei confronti di questi lavoratori che hanno osato ribellarsi o quantomeno rifiutare il licenziamento e di rifiutare di plaudere al licenziamento di altri 1700 lavoratori dopo che due ristrutturazioni precedenti, questa sarebbe stata la terza, hanno visto l'espulsione di migliaia di lavoratori, circa 12.000 in 8 anni, e comunque non hanno concretizzato quel rilancio che era stato promesso.